Generare profitti da una parte garantendo sostenibilità dall'altra, un concetto fatto ad esempio di rispetto dell'ambiente o condizioni ottimali per i lavoratori, sostenibilità che fa rima con responsabilità, questi i temi affrontati nella sede di Confindustria a Bari dal titolo Società Benefit Eccellenza Italiana, obiettivo garantire uno sviluppo economico e sociale virtuoso. Dobbiamo ricordarci che nell'articolo 42 della Costituzione c'è scritto che le aziende devono impegnarsi per il beneficio comune, quindi è un qualcosa che già nella Costituzione la ritroviamo. Quindi le società benefit non sono altro che formalizzare questo aspetto, cioè quindi coniugare l'aspetto economico che è fondamentale perché solo le imprese che fanno margini possono poi mantenere e svolgere il loro ruolo, con quello di poter sostenere l'ambiente, difendere i valori delle persone, i benefici per il benessere di tutti, chi lavora in azienda ma anche quelli che sono sul territorio. Facciamo parte tutti di uno stesso sistema, dobbiamo collaborare tutti, questo le imprese lo stanno comprendendo sempre di più e quindi appunto questo tipo di normativa permette alle imprese che hanno questa coscienza di essere parte di una collettività a cui devono restituire soprattutto dei benefici, questo appunto la legge lo ha permesso e tante aziende si stanno avviando su questo percorso.